Tengo, la tengo perché ha portato bene. <ride> Cosa ho sentito ieri? Cosa ho sentito ieri? Cosa ho sentito ieri? Non sanno nulla. Vogliono fare i maestri e non sanno nulla. Ti leggo ho scritto su Twitter ed è la copertina di questo video. <ride> ed ho preso spunto da uno dei ragazzi. Tra le varie risate che ci siamo fatti, delle cialtronate che qualcuno dice oggi pomeriggio, ovviamente rivolto a ieri, abbiamo raggiunto nuove vette della fantascienza finanziaria. Nuovo corso. Di studi della facoltà di economia in partnership con quella di giurisprudenza il problema è che la gente non ragiona e si basa solo sul nome che dice di sapere tutto perché io sono io e voi non siete un cazzo e questo È questo ragionamento che fanno con risultato che si semina solo panico tra i poveri tifosi interisti ormai sull'orlo di una crisi di nervi per quello diceva proverà a rifinanziare io ti dico magari prova a rifinanziare con la banca che lo insegue, alla quale deve 300 milioni, e dici, proverà in tutti i modi, asso nella manica per provare a rifinanziare, perché te l'ho detto ieri durante la live, io la live me la sono rivista, asso nella manica, proverà a rifinanziare, è impossibile però, proverà a rifinanziare, lui fino all'ultimo cercherà sempre di parlare bene di un personaggio che ormai terrorizza tutti. I tifosi dell'Inter, ma loro non sanno nulla in ambito finanziario motivo per cui stiamo costruendo un'altra live, stiamo organizzando un'altra live perché con dati alla mano, documentazione alla mano, vi faremo capire quante puttanate continuano a, a venire fuori perché così ti ripeto, mi sta ah, a proposito, ora, ora si è buttato su Ives Corp. Gli eh? mancava Ives Corp, ora lui punta ha puntato tutto, ha fatto l'in su Invescorp, è qua Bettarelli, Lasri Bond rifinanziato, di minoranza raddoppio Digital Biz tutto a posto Zanga aspetta la Superlega e ora lui si è buttato su ha fatto l'in su Invescorp eccola qua ma c'è una perla ragazzi questo video sarà breve non è giusto terrorizzare i tifosi sparandogli le cazzate perché avete sparato una miriade di cazzate in ambito finanziario ma c'è una perla c'è una perla incredibile intanto ti do la sottoperla la sottoperla è che qualche fenomeno ha detto vai a rivederti osano netto praticamente zanga arriverebbe al 24 maggio per capire se gli sarebbe possibile rifinanziare cioè zanga aspetta il 24 maggio un miliardo e mezzo di debiti. Lui aspetta il 24 maggio per capire se può rifinanziare oppure no. E già questa ti fa capire la preparazione di certi personaggi. No, una situazione finanziaria del genere. Zang dice: No, fammi vedere se il 24 maggio rifinanzi o vendo. Bisognerebbe anche chiedergli come farebbe a iscriversi al campionato. Zang, no? Ma c'è una perla in chiusura, ragazzi. Di video, vada, c'è una perla. C'è una pelle al bacio, senti bene. Zang è talmente ricco che potrebbe decidere di <ride> Oddio, che potrebbe decidere di regalare l'intero outre. Il problema, sai, qual è che Octree non vuole un regalo da un miliardo e mezzo di debiti. E ancora voi non siete ne riusciti a capire nemmeno l'ABC questi non sono riusciti a capire Zang è talmente ricco che regalerebbe l'Inter a ma il problema te lo ripeto è che Otri non lo vuole regalato un miliardo e mezzo di debiti e ha già detto ufficialmente che non la vuole l'Inter quindi che fine fa l'Inter? Poi ho risentito Bertarelli <ride> se avete conoscenze nella Lazio se conoscete persone che sono informate dei fatti della Lazio Chiedete cosa ha fatto Bertarelli due settimane fa. Bertarelli è un tifoso laziale. L'unica offerta che Bertarelli ha fatto, e te lo posso garantire, perché io so che conosco della Lazio, non mi avete mai sentito fare calcio mercato, l'insider, Bertarelli ha fatto un'offerta sola, ad un unico club di Serie A. Due settimane fa ha fatto un'offerta alla Lazio di circa 650-700 milioni e lo titolo rifiutato. E te lo posso garantire la cosa che a me dannoia senza avere le basi senza avere le conoscenze senza avere la preparazione dopo aver sparato miriade di cazzate Bertarelli, Lasri rifinanziamento bondo gente ti diceva che Scriniar era blindato parte la superlega con Agnelli ora si è buttato su Invest Corp, ma quello tanto ormai fa parte del loro giornino economico quello è da dannoia a me che ti ripeto, mi sta bene. Te dice: Arriva gli americani va bene, mi sta bene, ma dire che Zhang può provare a rifinanziare il debito, del debito, del debito. Perché ha preso il debito per pagare il debito degli interessi del debito vuol dire terrorizzare a costo zero i tifosi dell'Inter. State terrorizzando i tifosi dell'Inter. Non si parla di americani, arabi o cinesi. Voi state letteralmente. Terrorizzando i tifosi dell'Inter, sparando una miriade di cazzate non è giusto perché, te lo ripeto, arriva un fondo. USA, non può, mi sta bene. Io dico, noi diciamo sauditi se dici USA, lo vediamo che arriverà. Ma dire che Zhang proverà a rifinanziare è, è vergognoso ed è irrispettoso verso tutti i tifosi dell'Inter. Ciao!